Casuali, ho deciso di fare un video così volata e scusatemi per il rumore, ma ho i finestrini aperti perché la mia macchina oggi, che ci sono 74 gradi all'ombra, ha deciso di dare forfè, non funziona l'aria condizionata e il mio termometro interno segna 36,5. Vi spiego il mio stato, capitemi, se mi vedete un po' sclerata sapete perché. Comunque, volevo solo dirvi così al volo le mie ultime letture. Ho finito di leggere The Shining Girls di Lauren Bewkes, credo si chiami, che mi è stato tra l'altro consigliato dal simpaticissimo Duca Fonpi, che è un canale, e con l'occasione lo saluto. Nick, ciao, simpaticissimo veramente. E ho letto anche, io sono Ellen Driscoll, l'ho letto in un pomeriggio perché è un piccolissimo libretto di Richard Matheson, molto bello, molto bello. C'è un colpo di scena che uno non si aspetta e così, è un racconto più che essere un romanzo, quello là di Richard Matheson, io sono Ellen Driscoll, è più una novella breve, lo vedo più adatto a una raccolta di racconti, ecco, sebbene sia abbastanza lungo, però non è tanto lungo da essere un romanzo, ecco, io l'ho finito in un pomeriggio, per dire. Molto bello, c'è un colpo di scena finale che uno non si aspetta, mi ha fregato perché di solito riesco a capire bene se c'è qualche personaggio che nasconde qualcosa, mi ha fregato, complimenti. The Shining Girls invece non mi ha convinto fino in fondo, nonostante io comunque ringrazi Duca Fonpi, Nick, che me l'ha consigliato, perché alla fin fine è un bel romanzo, insomma la tematica è originale di questo serial killer che riesce un po' a spostarsi nelle varie epoche viaggiando nel tempo, ed è un bel romanzo, sebbene magari io la fine l'avrei, da scrittrice devo dire che la fine l'avrei fatta in altro modo, ecco. Comunque vabbè, è un bel romanzo lo stesso, dai, non mi posso lamentare. Adesso ho cominciato Il buio che ci divide di, mamma mia mi sfugge il nome, Renate Dorrestein, scusate, è il caldo, io sto morendo qui dentro, è come essere in un forno microonde, con la vostra, mi cade anche il telefono, la vostra talking page, si scioglie anche il telefono, non so come spiegarlo, cioè proprio è una temperatura veramente da forno microonde, mi si scioglie tutto, anche l'anima. E comunque questo, io sono, scusate, è caldo. Sto leggendo Il buio che ci divide di Renée Dorrestein, è un'autrice che, come ho detto più volte, mi piace da morire. Dopo che ho letto Album di famiglia me ne sono innamorata e ho comprato Signora stia ferma lì, non si suicidi, proprio oggi l'ho comprato assieme a un altro libro di Renée Dorrestein, perché trovo che sia un'autrice favolosa. Nel frattempo io veramente mi sto sciogliendo, perdonatemi. Perché macchina? Perché hai dovuto abbandonarmi così, senza aria condizionata, proprio adesso? Non è che sia andata a rompere, che ne so, ad aprile o a maggio, quando c'è stato quel caldo eccezionale. Non l'ho mai accesa a maggio, sebbene fosse un caldo eccezionale per il periodo. E quindi non mi sono accorta, magari è rotta anche da maggio, chi lo sa. Però adesso me ne sono accorta in questi ultimi giorni che la uso. E mi sono resa conto che non funziona benissimo, quindi ecco qua, sto facendo veramente la fine del pollo nel forno che viene cotto a puntino, ecco, vedete, se tra un po' vedete spuntare delle patate come contorno, non so, ecco, sapete cosa sono. Comunque ecco, queste sono le mie ultime letture, con quello che ho letto, quello che sto leggendo. Prossimamente vorrei fare appunto un video un po' più approfondito sugli ultimi due libri che ho letto di Richard Matheson e Lauren Bewkes. Insomma, è scritto Bewkes, io ancora devo capire come va letto, Bewkes o Becks, vabbè, mi informerò, perché non si può essere così ignoranti, anche per rispetto per l'autrice, dai, insomma, se il mio nome lo pronunciassero male mi incacchierei, quindi ok. Con questo è tutto, è stato un piccolo viaggetto così, tanto per, sto andando a fare la spesa. Io vi saluto, grazie e alla prossima. Ciao belli!